mandato anche l'avviso su Facebook. Sì, sì. Allora, noi siamo tornati, speriamo che adesso si veda, carissimi amici, perché sta storia che alcuni mi dicono che non si vede il video, poi vado a scoprire che invece il video c'era, non lo so se stavolta invece avete ragione, chi lo sa. Comunque noi siamo tornati, siamo sempre qui con Pierluigi. E invece questo palazzo qui che cos'è? Questo è il palazzo del governo, è la sede del prefetto. Del prefetto? Della prefettura. Della prefettura. È bello anche questo, ovviamente non è medievale, sicuramente più recente, sì, però è bello come palazzo, insomma. Sì, sotto c'è un museo, nella parte sottostante, quindi è stato fatto questo museo moderno. Ok. E ci dovrebbe essere una mostra, non so adesso che mostra c'è attualmente. E diciamo che in questa zona sono conservati, cioè, parecchi palazzi storici. Qui il palazzo che è alle nostre spalle è la sede della Camera di Commercio. Comunque ti posso dire una cosa, è proprio, sì, una bella città Benevento, eh? Sì. Cioè, è carina. Cioè, io, vabbè, ci sarò anche passato l'anno scorso, ma non mi ricordo, sì, assolutamente, sì, niente. Sì, se fai una panoramica anche della, adesso si dovrebbe vedere anche la statua, ecco, di Traiano. Sì. Magari, vabbè, al ritorno la vediamo da vicino. Invece quell'altra cosa laggiù che cos'è? Quello è il monumento ai caduti. Il monumento ai caduti, che, sì, non manca in nessuna città, no. Quindi ovviamente non poteva fare eccezione Benevento. E dietro il monumento ai caduti c'è la villa comunale, che è una bellissima villa che era, cioè, privata. Sono fortunati i beneventani, perché voglio dire, sono 60.000 cittadini che si condividono praticamente queste, sì, cose che sono belle, insomma. Qua, questo è proprio il cuore della città, proprio il centro storico questo, no? Proprio centro-centro, sì, questo. Sì, diciamo, sì, questo è il centro, non il centro storico, però è la parte... Ah, quindi c'è qualcosa di ancora più vecchio, di antico, più antico di questo qui? Sì. Dentro bene. E dove? Allora, c'è la parte dove il quartiere popolare, il Triggio, che è a ridosso del Teatro Romano. Per cui, e poi spostandoci ancora verso il fiume, dove praticamente è la zona della stazione dove, sì, sono venuto a prenderti, sì, ci sono degli insediamenti della vecchia, che si crede, si pensi siano la vecchia Sannio. Sannita, sì. 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 E quindi, cioè, ragazzi, stupendo. Qua poi vedo che è anche Isola Pedonale, mi pare. Sì, 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 sì. Quindi, vuol dire, non solo hanno delle belle cose, ma sono pure intelligenti da questo punto di vista i beneventani, che almeno le parti più carine se le tengono pure protette, ecco, dalle macchine. Sì, questo che vediamo è il campanile della chiesa del chiostro di Santa Sofia. Il campanile, okay, ricostruito perché fu abbattuto? Fu distrutto durante il terremoto. Ah, dal terremoto, non dalla guerra, dal terremoto. Terremoto. Ok, vabbè, e uno dei tanti terremoti, sì, che hanno flagellato l'Italia. Dalla chiesa. Infatti ci, okay, sono delle ci sono delle le piante di come era diffuso all'epoca il Ducato di Benevento, sì, e se non sbaglio anche il Sannio, adesso non ricordo bene. Oh, scusa, no, ti giro da questa parte così inquadro te e anche il monumento. Bene, e la chiesa invece, ah, ecco, quindi è stato, quindi prima si trovava più vicino alla chiesa. Sì. È stato ricostruito più lontano. Più lontano per evitare che in caso di caduta si abbatta sopra la chiesa, per questa ragione qua? Quando poi, sì, infatti. Ecco, per esempio, questa è l'espansione, la massima espansione del Ducato di Benevento nell'8 secolo. Ah, ecco. Vedete, infatti, questa cosa qua? Arrivava da metà Puglia, praticamente, un pezzettino di Calabria. Sì, fino ad Ortona e a ridosso di... Fino a Ortona. Venato. È quasi al confine di Roma, fra l'altro, sì, insomma. Quindi, cioè, il Ducato... Da questo lato invece c'è il... Nel secolo VIII. Sì. Nel secolo VIII. Caspita. Quindi, insomma, era forte Benevento. Sì. Cioè, questo, caspita, invece era il Sannio nel quarto secolo avanti Cristo. Quindi, prima di Cristo, quarto, sì, sesto secolo, era un po' più piccolo comunque. Sì, come... sì, 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 sì. Perché si vede tutta sì, la parte del Lazio, basso, diciamo, non faceva parte. Non faceva parte del Sannio. Ho capito. E anche niente, Puglia, niente, pochissima. No. O niente praticamente. Lucania neanche. Insomma. Neanche Lucania, ok, era molto più piccolino. Sì, sì. Quindi poi si sono espansi e, sì, poi invece niente. E poi è diventato solo una città. Il Sannio è stato... Quindi hanno preso le botte, sì, sono stati sconfitti insomma dopo. E questo è il... Quindi Senatus Populusque Beneventanum. Sì. Cos'è? Sì. Beneventanum, Beneventani, com'è? Credo di sì. Beneventarum, boh. Genitivo plurale, perché sopra c'è non quello di Roma, latino. Ecco, sopra c'è lo stemma di Roma, sì. Senatus Populusque Romanum, credo, sì. Comunque insomma Senato e popolo romano, sì, chiaramente Benevento era una città popolare. E invece SPQB, ci sono tutti, ecco, i simboli, anche il simbolo del Papa, quindi sì, c'è anche, vabbè, quella che la chiesa non manca mai ovviamente, no, ma questa era
è una chiesa papalina. Eh beh, certo, certo. No, io non sono un profondo conoscitore della storia. Come si vede neanch'io, però vabbè, comunque noi mostriamo delle immagini. Sì, ecco, qui ecco. Invece c'è il Museo del Sannio, sì. Che prende anche parte del chiostro. Ok. E il chiostro ha una particolarità. Ma il chiostro cos'è? Uno spiazzo praticamente, sì, no? Uno spiazzo. Ma si può vedere? È aperto lì? Non so se si può. Il cancello però è aperto. Sì, noi magari aperto. Facciamo una sbirciatina, proviamo. Sì, in pratica tutte le colonne, ogni colonna, ogni cartello, sì, di ogni colonna è diverso l'uno dall'altro. Ah. Ma sembra aperto, vediamo se cosa c'è scritto. Intanto io davanti a un cancello aperto non mi fermo, scusa. Sì, eh. No, se è aperto. Settore, orario, uffici, oggi che cos'è? Oggi è venerdì. Sì. La chiesa, il chiostro di Santa Sofia è del XII secolo. Ok. E chiaramente la struttura, la parte retrostante della chiesa. Quindi del 1100. Moderna, sì. 1100. Vabbè, entriamo, no? Possiamo entrare? Non è che ci sparano a vista perché. Allora, fino alle 19. Oh, e allora perfetto. Beh, ma d'altronde scusa, se il cancello è aperto non vedo perché uno non dovrebbe entrare. Ecco, questi sono i capitelli di cui parlavi prima, no? Allora, no, questi che sono? Sono dei resti romani, quelli sono dei bassorilievi. Ok, vediamo, accendiamo la luce così facciamo vedere meglio. Ecco qua. È molto facile trovarli incastonati in vecchie abitazioni. Ecco, vedete che belle, che cose meravigliose che ci sono, ragazzi. Io dico l'Italia qua che andiamo avanti a F35 eccetera, guardate, noi dovremmo campare solo di ste cose, fare solo cultura e basta. Guardate qua. Ve immaginate voi gli americani, no? I tedeschi o comunque. Tra l'altro. Guardate qua che roba. Stupendo. E questi quindi di che epoca sono? Sempre la romana. Romana? Sì. Pensate. Ragazzi, ma vi rendete conto? Di preciso il periodo non lo so. Poi ci sono resti di colonne. Sì, sì, sì. Ecco, mi avvicino un po' per far vedere. C'è un antico. Ecco. Se scendiamo giù per il corso, un antico. Queste sono le coperture di tombe. Ecco, io vi devo confessare una cosa. Io ero già venuto a Benevento durante lo Tsunami Tour, ma non avevo visto niente di tutte queste cose qua. Invece adesso ho più tempo. Sono arrivato un'oretta fa circa. Sono portato la roba in camera. Adesso stiamo andando con Pierluigi a comprare un po' di cavo e un paio di spinotti. In modo che domani, se riusciremo, non voglio adesso fare il megalomane, ma se riusciremo, avremo un audio perfetto, perché collegheremo l'uscita del mixer dell'hotel, dove c'è la sala del convegno, con l'ingresso microfonico del computer. E quindi a questo punto, se andrà in porto il nostro progetto, diciamo, avremo un audio perfetto domani. Ecco, stiamo lavorando per voi. Ecco, qua c'è ancora un resto, riaccendiamo la luce così lo vedete meglio. Questa guardate è solo la parte esterna del museo. Sì, 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 sì. Bellissimo. Ma magari proviamo a chiedere se ci fanno entrare. Sì, gli diciamo che siamo in diretta con 50 persone che stanno guardando, però io il biglietto di 50 persone non glielo posso pagare. No, vabbè, quindi, massimo due. Ecco, quindi paghiamo in due e vedono altri 50. Sì. Ok. Buonasera. Senta. Sì, siamo in diretta, ci sono 50 persone che stanno guardando insieme a noi, si può? Magari facciamo solo il giro del. Non facciamo foto che rivende. Le persone lo vedono e poi è finita la diretta, si chiude ed è finito tutto. Oppure faccio vedere solo questa sala. Di Benevento, io sono in Benevento. Io sono siciliano, perché è importante saperlo? Facciamo solo il giro qua, aspetta. Sì, sì. Aspetta, tu ce l'hai una monetina? Sì, io. Ce l'ho. Grazie, vabbè. Allora ragazzi, paghiamo noi due 1 euro a testa e lo vediamo in 50. Ecco, mi raccomando, non copiate, non. Grazie, non fate screenshot, ecco, non condividete immagini perché sennò mi fate mancare la parola che ho dato alla signora. Quindi voi lo vedete in diretta e poi basta, mi raccomando. Sì, questo è il chiostro di cui ti parlavo, ogni capitello. Sì. È diverso l'uno dall'altro, non ce n'è uno uguale. Vede, questi qui sono con queste striature. Sì, sì, sì. Quest'altro invece con questi bassorilievi. Ma stupenda sta cosa. Sì, non ce n'è uno uguale. Quest'altro è con altri bassorilievi ma diversi dal precedente. Sì, 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 sì. Pensa te. E quanti sono questi? Pazzesco. Allora, sono tre per ognuno, quindi sì. Tre, sei. Ah no, prima contiamo e poi facciamo il tempo. Uno, due, tre, quattro. Quindi sono 12 per 4, 48. Sì. Quindi ci sono 48 capitelli, tutti uno diverso dall'altro. Ragazzi, ma vedete quanto sono sfiziosi qua, questi beneventani? Ce n'è uno molto particolare, però sta più avanti. Allora, incredibile. Diciamo, poi ci sono a parte tutti i reperti che sono all'interno. Sì, 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 sì. Incredibile. Ecco, questi qui, questi cosa sono? Resti questi di. Sono,
sono delle lapidi. Ah, delle lapidi, ok. Vediamo. In latino, io purtroppo non ho studiato il latino. Lucifer, au... Allora, questo cucu... mannaggia. Niente, io non riesco a leggerlo. Lucifer augisbit et sulpice... Madonna, che ignorante. Qua ci vorrebbe un esperto di latino. Ragazzi, trovate in rete un esperto di latino e traducete, su. Allora, qua ci sono altri resti di capitelli. Dov'era quello particolare che volevi farmi vedere? Eccolo qui. Eccolo qua, con questa intrecciatura. C'è anche la colonna. Guardate, quindi a parte il capitello, che sono tutti diversi uno dall'altro, ecco, qui praticamente abbiamo questo doppio nodo, questa intrecciatura tutta del marmo. Ma pensa a te, guarda, incredibile. E non è finita. Qua c'è quest'altra treccia fatta così. Ma vedi quanto sono sfiziosi sti beneventani, complimenti. Sì. Bello, bello, bello. Oh. Complimenti. Cioè, ma qua ci vengono le persone, ci sono turisti qua che vengono a guardare tutte queste cose. Ci sono mostre. Stupendo. Anche concerti, si organizzano concerti. Ma qua dico d'estate, ragazzi, in questo momento si sta di un bene qua, ci saranno, penso, 12 gradi come minimo, forse anche 14. No, d'estate fa caldo. No, ma dico adesso, dico ora. Sì, adesso. Dico perché solo d'estate? 12 gradi. Perché non vengono qua i polentoni o gli stranieri? Ma purtroppo è un po' forse per mancanza di lungimiranza degli amministratori, anche un po' per... Cioè non è che qua si trema dal freddo, si sta benissimo, guardate come siamo vestiti, guarda, io c'ho il giubbotto ma ce l'ho aperto, vedi, così, proprio tranquilli, si sta proprio da Dio, veramente. Quindi uno qua potrebbe venire sempre, tutto l'anno ci dovrebbe essere il turismo. Sì, no, in effetti... Francesca dice, uè, c'ero anch'io alla stazione a prendere Salvo, ma non dovevo andare in camera per riposarsi? Ah, Francesca, tu non mi conosci, io non mi riposo mai, stanotte c'è tempo per riposarmi. Allora, ecco, bellissimo. Questa è la parte dove siamo entrati. Ah, ok. Sì, abbiamo fatto tutto il giro. Sì, poi... ci sarebbero anche le sale. Noi con quell'euro avremmo diritto a vedere anche le sale. Anche le sale, tutti i reperti. Però invece noi ce ne andiamo perché dobbiamo andare al negozio a comprare il cavo, perché se poi il negozio chiude, noi, va bene, la cultura è importantissima, ma se poi non abbiamo il cavo, domani non riusciamo a fare una trasmissione con l'audio decente. Salutiamo la signora. Grazie signora. No, è un'altra signora. Comunque, grazie. Ecco, grazie mille, arrivederci. Grazie. Oh, bene. Allora, che cosa ne dite di questa cultura, ragazzi? Allora, chi è che saluta? Sonia, ciao Sonia. Ciao a tutti, ciao Salvo. Poi Mapelli Denis, ciao Salvo. A quando la telecamera in alta definizione e satellite che trasmette la diretta? Caro mio, allora, la telecamera in alta definizione è prevista nella seconda fase del progetto, quindi non appena raggiungiamo i 25.000 euro di donazioni, comincio a spendere un po' di soldi, che poi non sono tantissimi, a parte che vabbè 880 li ho già spesi per la licenza Wirecast, quindi poi ne spenderò un pochino altri per comprare una telecamera in alta definizione, però leggera, insomma, per andare in giro. E poi vorrei comprare un computer portatile degno di questo nome, perché io ce l'ho già un computer portatile, ma è troppo lento, è proprio una chiavica. Infatti adesso domani useremo quello di un attivista. Adesso due minuti, sì. Facciamo vedere un attimo. Sì, aspetta, finisco però di rispondere a Dennis, che la domanda è interessante e mi piace. Quindi per quanto riguarda la telecamera non c'è problema. Per quanto riguarda la connessione satellitare, non è che io per ogni diretta mi posso portare una struttura di parabole, eccetera. Cioè, non lo so, vediamo, Dennis. La domanda mi piace, però la risposta non è facile. Patrimonio del fondo edifici di culto. Ministero dell'Interno di Partendo per le Libertà. Ok. Sì. E qua, questa è una chiesa, evidentemente. C'è pure la messa, ecco ragazzi, non vi faccio vedere anche la messa, abbiate pazienza. Se volete vedervi la messa, vi cercate una chiesa nella vostra città e ve la vedete. Ecco. Però è molto bella questa chiesa, molto caratteristica, con tutte queste colonne. Allora, la particolarità di questo chiostro è che ha la disposizione delle colonne a stella. Ed era una particolarità che... È vero, ve la faccio vedere. Ecco, tanto con la porta chiusa non disturbiamo. Ecco. Aspetta, a stella in che senso? A me sembrano incolonnate le colonne. No, la disposizione è radiale, partono tutte dal centro e vanno verso l'esterno. Ok. Sì, okay. C'è ancora qualche affresco che si è salvato in fondo. Sì, dal terremoto.
Si è salvato da cosa? Oppure dal tempo, dal dal tempo, passaggio del tempo? Dall'incuria. Certo. Va bene, noi andiamo, dai, che il prete, come vedete, sta proprio benedicendo l'ostia, noi lo lasciamo in pace perché sta facendo il suo lavoro, quando anche lui. Quando è stata rifatta la piazza, sì, è venuto fuori un antico cimitero longobardo. Ah, ecco, Antonella Nella dice, salvo, la parte superiore del capitello si chiama pulvino. Grazie Antonella, abbiamo imparato una cosa stasera, quindi pulvino, quindi abbiamo visto 48 pulvini diversi. Ringraziamo Antonella per questa cosa. Sì. Questo invece ecco vediamo qui di lato, è il teatro comunale. Poi Luigi Conti, vabbè, Luigi sempre generoso di complimenti. Salvo, sei un miracolo italiano, fai più te che tutti il Movimento 5 Stelle al completo. Ma lascia stare Luigi, io ti ringrazio, lo so che tu sei generoso, ma non lascia stare. Patrimonio dell'UNESCO. Salvo, vabbè, vabbè Luigi, ok, ho capito, caffè pagato, va bene, ok. Allora, come si chiama invece questo viale qua, questo corso? Allora, questo è il Corso Garibaldi. Corso Garibaldi, e vabbè, e tu vuoi vedere che non c'è un Corso Garibaldi pure a Benevento. Infatti, guarda, se tu qualche volta vuoi fare uno scherzo a qualcuno, no? Sì. Che dici, senti, che ne so, uno di una città dove tu non sei stato. Sì. Che ne so, Gorizia. Ah, io ci sono stato a Gorizia, la conosco benissimo, guarda, andavo sempre al bar che c'è a Piazza Garibaldi. Sicuro che non ti scoprono, perché tanto non esiste una città che non ci sia una piazza Garibaldi, una piazza, un se ti dice ma non c'è piazza, sì sì scusa, volevo dire Corso Garibaldi, però c'è sempre, insomma, non c'è una città italiana che non abbia una via intitolata a quel delinquente di Garibaldi. Insomma. Ecco. Quindi abbiamo appena superato il Teatro Comunale di Vittorio Emanuele. Sì. Qui a sinistra c'è la biblioteca provinciale. Qua c'è la biblioteca provinciale. Allora vediamo, scusa, ma secondo te se io il fatto che ho detto delinquente Garibaldi dice qualche querela da qualche erede, ci sono parenti di Giuseppe ma Garibaldi ancora in vita? Mai. No, l'ho detto, lo sto dicendo in diretta con 61 persone, magari. Vabbè, ritiro. Volevo dire, diciamo, Birichino, ecco, che con i mille, diciamo, ha rovinato il Sud Italia fregandola alla grande e facendo, diciamo, le premesse per lo schifo in cui ci troviamo adesso. Se ci lasciava in pace a noi al sud, senza depredarci di tutte le nostre ricchezze che ha portato in Piemonte, eccetera, staremmo molto meglio. Quindi quello intendevo dire, delinquente, forse esagerato, ecco, signor Garibaldi, chiedo scusa. Scusa, però mi stavi dicendo? E l'abbiamo appena superato la biblioteca provinciale. Ah, la biblioteca, guardate qua. Sì. Oh, ma qua è tutto bello, grazie. Guardate questa bellissima biblioteca. Poi c'è un'illuminazione perfetta per fare la diretta streaming. Sarà contenta l'amministrazione comunale, anche se. No, voglio dire, proprio, guarda, guarda come si vede bene, proprio l'illuminazione è proprio grandiosa. Allora, non Massimo. Si disperde verso l'altro. Sì, infatti, infatti. Allora, Massimo Balegno dice, salvo, mi raccomando, quando vieni in Val d'Aosta portati una giacca più pesante, il giubbotto non basta. E vabbè, lo so, in Val d'Aosta è più freddo. Grazie per avermelo ricordato. Sì, in effetti in questi giorni qui sta facendo abbastanza caldo. Poi Mapelli dice, salvo, ricordati che per eventi importanti il satellite è disponibile per il tuo progetto a gratis. Ah. Io ti ringrazio, Dennis, ma quello non è che me lo devo ricordare io. Tu che sei spesso online e quindi segui le dirette, decidi tu qual è importante e quale è meritevole di ripetizione sul satellite. E tutte le volte che lo farai io ti ringrazierò. Quindi fallo pure senza neanche dirmelo. Cioè dimmelo così io magari saluto anche gli eventuali ascoltatori che non sarebbero, in quel caso non saranno web spettatori, ma saranno satellite spettatori. Ecco. Cittadini del mondo, ecco, o perlomeno europei, perché credo che il footprint del satellite non sia per tutto il mondo, ma immagino per l'Europa. Poi, le immancabili chiese, questa è la quelle le chiese non mancano mai, ci mancherebbe, come si chiama questa chiesa? Boh. Di San Bartolomeo. San Bartolomeo. Qual è il patrono qua di Benevento? Credo Santa Rita. Santa Rita? Ah. No. Quella era Cascia anche, Santa Rita no, da Cascia. No, dovrebbe essere San Bartolomeo proprio. Ah, ecco, infatti per questo te l'ho chiesto. Questo Francesca, Francesca, allora, Francesca, qualcosa. Francesca, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Non sono un grande frequentatore. Ah, ecco, Antonella Nella ci dà altri cenni storici. L'antica Maleventum diventò Beneventum con la battaglia vinta da Traiano. Sì. Ah, Antonella, scusami, ma questa cosa Pierluigi ce l'aveva già detta prima. Quindi ho anche indicato la chiesa di Traiano. Esatto, e anche la statua di Traiano. Sì, la statua di Traiano. Ecco, quindi ok Antonella, va bene, quello che ho detto è verissimo, ma l'avevamo già detto, cioè l'aveva lui, sì, questo signore qua, l'aveva sì, già sì, detto un'oretta fa circa, no, un mezz'oretta fa. Poi qui a sinistra
entrando all'interno c'è... Qui dentro? No, ah, in qui. Questi vicoli qui. Ah, sì. Si va anche alla città vecchia, che qui in pratica c'era il quartiere ebraico. Ok, sì. Ok. Bene. No, ma poi anche ben tenuta, anche la pavimentazione, sì, l'hanno rifatta da poco questa? Sì, una decina d'anni fa. Decina d'anni fa, ma è ancora perfetta, sindaco, non la rifaccia perché va bene così. Sai, perché i sindaci sono così, tum, ti rifanno la pavimentazione, di solito, così, senza colpo ferire. C'era una pavimentazione tutta fatta in basoli, che penso abbiano avuto almeno un 60-80 anni. Eh sì, li hanno tolti? Li hanno tolti, un amico giornalista li ha ritrovati, sì. Felice Presta li ha ritrovati buttati in una... Da qualche parte? Neanche in una discarica, okay. In una campagna, non so. Ok. Madonna mia, e questo che è? Allora, questo a sinistra è il convitto nazionale, che è servito di una scuola. Ah, come quello di Campobasso? Sì. Come il Mario Pagano di Campobasso? Mario Pagano di Campobasso. Ah, stupendo. E qua c'è piazza... questo è un viale, anche questo o una piazza qua, allora, dove siamo noi? Che cos'è? Anticamente c'era un'altra chiesa, per cui la strada di accesso a questa piazza, sì, era un vicoletto. Quindi la chiesa fu, non so se durante i bombardamenti o durante la guerra o durante un terremoto fu abbattuta o crollò, per cui non la ricostruirono. Ho capito, guardate, qua c'è la pista per le macchinette, poi se qualcuno vuole venire a farsi una gara di macchinette si può divertire, ma quello che c'è, il ghiaccio lì? Sì, c'è la pista di passeggiata. C'è la pista di passeggiata sul ghiaccio. Allora, Francesca sta dicendo, Pierluigi sei un ciuccione, è San Bartolomeo il santo di Benevento. E perché lui che ha detto? Ha detto proprio quello, guarda che così ha detto. Prima ha detto Santa Rita, ma è stato un lapsus dovuto alla stanchezza. In effetti si è corretto immediatamente. Sì, là di fronte c'è la sede di una facoltà di Benevento, non so. Ok, di ma il convitto dov'è? Il convitto è qui al... Ah, che okay, bellissimo. Però facciamo vedere un attimo il ghiaccio che è qui al sud, insomma. Ecco, vedete? Anche qui al sud c'è il ghiaccio. Ci sono tanti bambini, non solo bambini, anche adulti, che si divertono a pattinare. Luigi Conti dice, la chiesa di Santa Sofia, edificata nel 760 dal duca Longobardo Arechi, è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO. Sì. Grazie Luigi. Poi Massimo Balegno dice, è veramente bella questa via di Benevento, beneventani, proteggete queste opere. Ecco, vedete che bello questo palazzo qua di fronte? Non so se riuscite a vedere anche che il muro esterno è fatto con questi mattoni tutti messi in orizzontale, con questa simmetria rettangolare, diciamo. Particolare, sembrano quasi come una sorta di mosaico. Sì. Bello, guardate lì che imponenza il portone principale. È tipico architettura del periodo mussoliniano, no? Sì. Questa è Piazza Roma, mi scrivono. Sì. Piazza Roma. Hai visto? Adesso... Cioè, sappiamo le cose dalla rete prima ancora. Stupendo, ragazzi. Vi adoro. Ok. A dire la verità l'ho fatto apposta anche per vedere se c'era qualcuno attento. Esatto. Ah, sì, Francesca, lo so che prima ha detto Santa Rita. Però si è corretto subito, dai, dopo qualche secondo, abbi pazienza. Ecco, allora Luigi Conti dice, nel 275 a.C. i romani vinsero Pirro. Sì. Cioè vinsero Pirro, virgola, venuti in Italia con i suoi elefanti. Questo fatto si dimostrò fondamentale per lo sviluppo della, puntini puntini, immagino, città. No, anche se comunque... Ma poi perché si dice una vittoria di Pirro? Perché evidentemente perché è una vittoria falsa, perché, non so, devo dire la verità, magari non è questa a cui si riferisce Luigi. Il Pirro forse ha fatto diverse battaglie. Noi adesso dov'è che andiamo per andare al negozio prima che chiuda? No, adesso ti volevo far vedere in fondo. Senti, ma se andiamo prima al negozio lo vediamo dopo? Eccolo qua. Ah, è proprio qua. Ah, quello è l'arco? Quello è l'arco di Trevi. Ah, che poi retto in pazzesco, però è lontano, ci dobbiamo avvicinare un pochino, dai, avviciniamoci. Sì. E questa via invece si chiama via appunto, secondo, come si poteva chiamare questa via? Ovviamente, visto che in fondo c'è l'arco di Traiano, questa via si chiama via Traiano, cioè, manco a dirlo, no? Oh, cavolo, abbiamo 64 persone che ci stanno guardando, con preavviso zero, semplicemente perché evidentemente le immagini sono di buona qualità e vedere queste cose stupende di Benevento. Qua c'è la casa del Reduce. Sì. Che sarebbe? La casa del Reduce, cioè ci sono dei locali dove si riuniscono i reduci di guerra. Di guerra. Ho capito. E comunque all'ultimo piano, se non sbaglio, ci sono alcuni uffici del comune. Ok. Cioè,
non so se lui... c'è l'ufficio... non ricordo. Va bene, non importa. Luigi ci riporta un'altra cosa. Durante la seconda guerra punica vennero combattute due battaglie decisive. Nel 214 a.C. il generale cartaginese Annone fu sconfitto da T. T chi era? T, boh. Una vittoria a caro prezzo e una vittoria di Pirro. Ah, ecco, ok. Sì, perché... sì. Vinse, ma i romani furono sconfitti e furono umiliati dai sanniti, difatti furono passati per le armi. Esatto, le esatto. Caudine. Ecco, ce lo dice Gabriel Pepi, si dice vittoria di Pirro perché pur vincendo i romani ebbero perdite enormi. Sì. Grandioso, che poi, che poi era abbastanza logico, però grazie per averlo ricordato. I sanniti erano un popolo di contadini, erano pastori. Ma si difesero come Dio comanda. Sì, no, erano molto... Ecco, qua c'è il cinema teatro San Marco. Ecco. Infatti vedete che sopra c'è anche lo sponsor, diciamo, assicurazioni generali con la classica, insomma, l'effigie del leone. Oltretutto, sai come conquistavano gli americani, i romani, i popoli? Sì. Mischiando le razze. Sì. Sì, per esempio in questa zona, verso San Marco dei Cavoti, che è un paese a 30 km da qui circa, c'era una zona che si chiama Liguri. Sì. Quindi loro, insomma, cercavano di mitigare le spigolosità delle razze incrociandoli con altre, in pratica deportavano. Diciamo, era un furto di DNA, in un certo senso. Sì. Allora, ecco, questo da qui credo che l'arco si vede abbastanza bene, vedete com'è bello l'arco. Gli hanno fatto il cappellino per evitare che le intemperie, diciamo, accelerassero il degrado. Perché c'era un problema di infiltrazione, per cui l'acqua dal tetto... filtrava fino a sotto, fino all'interno dell'arco. Questo anticamente, esatto, sotto ci si passava con la macchina, c'era la strada, per cui quindi è da poco pedonale. Che è diventato isola pedonale? Sì, no, sono una quindicina d'anni. Ah, una quindicina, meno male. E addirittura a fianco ci sono delle stampe d'epoca che riportano delle case costruite a fianco. Ecco qui. Godetevi in primo piano. Chi è che sta cercando di chiamare? Evitate di chiamarmi per favore, tanto devia in segreteria, però si sente questo che è l'avviso del messaggio, quindi per favore non chiamatemi perché disturbate. Allora, quindi se avessi dei soldati così governerei il mondo, riferite ai romani. Sì. Va bene. Sede vescovile a partire dal IV-V secolo, fu quasi interamente distrutta da un terribile terremoto nel 369 d.C., segnando il suo lento declino. L'espressione si riferisce al re Pirro dell'Epiro, che sconfisse i romani ad Eraclea e Ascoli Satriano, rispettivamente nel 280 a.C. e nel 279. Pazzesco, ragazzi, ma quanto è bella la rete! Oh, Guido Serafini è arrivato adesso e ci chiede dove stiamo passeggiando. L'abbiamo detto 10 volte, ma lo diciamo per l'11ª. Siamo in Via Traiana. Sì, ma lui proprio è arrivato adesso, non sa manco in quale parte del mondo. Benevento. Siamo a Benevento, in... Benevento è Campania, sì, in Campania, ragazzi, scusate, io sono un ignorante pazzesco. Siamo a Benevento in Campania. Ma giù, ma dove poteva essere? Ma che scemo che sono stanco, abbiate pazienza. Quindi siamo a Benevento, che è provincia, 60.000 abitanti. Siamo in Via Traiano. Alle nostre spalle c'è l'arco Traiano che abbiamo appena inquadrato e adesso stiamo tornando verso il corso Garibaldi per andare in un negozio a comprare un cavo e due spinotti per poter collegare l'uscita del mixer audio con l'ingresso del computer, in modo che domani per il convegno di economia potrete avere un audio decente. Ecco, questa almeno è l'idea. Speriamo che tutto vada per il verso giusto. Ma credo di sì, perché c'è Carmine, che è il tecnico audio dell'hotel, che è veramente una persona squisita. Quindi già ci ha fatto vedere il mixer, ci ha suggerito, appunto, ci ha fatto vedere che tipo di spinotto serve, eccetera. E domani ci darà il massimo supporto tecnico. Quindi mi aspetto che domani riusciremo a fare una diretta buona. Fra l'altro, io c'ho il router wifi con 15 giga di traffico sul telefono con un fornitore, con un service provider. Sul telefono ho un contratto da 20 giga con un altro, quindi ho due provider. In più l'hotel ci dà una linea internet via cavo che mi ha detto 20 mega in download e 15 in upload. Io non ci credo. Niente. Perché la DSL è asimmetrico, quindi che sia 15 mega in upload non ci credo. Però già se due o tre vedremo.
Ma no, io mi accontenterei anche di uno, uno e mezzo, già mi accontenterei. Quindi se è veramente così, usiamo il cavo che ci dà l'hotel, sì. Altrimenti utilizzeremo il wifi, cioè la mia connessione 3G. Passiamo di qua, ecco. Ci sono un po' di macchine della polizia, ma io mi sento più sicuro. Deve essere successo qualcosa, però non... Io mi sento più sicuro, però almeno il motore lo potrebbero spegnere, che stanno inquinando. Ecco. Questo è sempre il corso. Ecco, sì. Marcello dice, uela, ciao Marcello, benvenuto. Poi guardati la registrazione perché stiamo trasmettendo cose stupende. Poi Massimo Balegno mi dice che non sono un ignorante, anzi sei troppo forte, vabbè, lasciamo stare. Asdrubale Siamo in due. Asdrubale Ciancischia dice...